Ecco, ci stiamo avvicinando. Il monumento che vedete è il mausoleo di Elena, la madre di Costantino, dell'imperatore Costantino, che nel 313 concesse la tolleranza al culto cristiano. Un grande cambiamento nel rapporto tra la comunità cristiana e le autorità imperiali. Buongiorno, sono qui oggi presso una tomba, è il mausoleo di Elena, la madre dell'imperatore Costantino, che nel 313 concesse la tolleranza religiosa anche ai cristiani dopo secoli di persecuzioni, anche dure persecuzioni. Molti di loro erano ancora vivi, ricordando la grande persecuzione di Diocleziano circa 10 anni prima, tra il 303 e il 304, e portavano ancora sul loro corpo i segni di quelle persecuzioni. Elena rappresenta il grande cambiamento che avvenne in quegli anni. Lei stessa divenne cristiana e poco prima di morire, nel 328, come ci ricorda lo storico cristiano Eusebio di Cesarea, fece un viaggio in Palestina proprio sui luoghi della vita di Gesù e riportò a Roma alcune reliquie che ancora oggi sono visitate, come la scala del pretorio, del palazzo pretorio di Pilato, conosciuta oggi come la Scala Santa, un pezzo della croce di Gesù conservata nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Dicevo, Elena rappresenta il grande cambiamento che avvenne in quegli anni tra le autorità cristiane e l'imperatore, un cambiamento radicale che cambiò la stessa storia del cristianesimo, la storia del mondo di allora, perché i cristiani non solo vennero tollerati ma addirittura privilegiati, ottennero rimborsi economici per i danni subiti dalle persecuzioni, furono favoriti nell'amministrazione pubblica e tanti altri privilegi. Lo stesso imperatore Costantino, nonostante era un adoratore del dio sole, il Sol Invictus, la cui festa si celebrava proprio il 21 di dicembre, cioè nel solstizio d'inverno, divenne poi molto più popolarmente conosciuto come il Natale cristiano. Dicevo, lo stesso imperatore Costantino si fece battezzare poco prima della sua morte. In pochi anni l'impero romano divenne un impero cristiano e i cristiani da perseguitati divennero perseguitori. Tanti favori da parte dello Stato che cambiò la stessa natura della Chiesa. La Chiesa divenne praticamente l'unica referente e anche la stessa autorità più tardi in quel mondo che fu ereditato dai Romani.